Le idee migliori sono proprietà di tutti. Soluzione Arredo, a Sulmona, via Circonvallazione Occidentale 160. Buonasera gentile pubblica, allora chiedetelo al sindaco quasi, questo è sempre diario di bordo, però abbiamo il sindaco di Pratola, il dottor Antonio De Crescentis, grazie. Buonasera. Il sindaco è bentornato nei nostri studi, allora d'altra parte con lei si può dire un appuntamento fisso, tante anche le questioni che riguardano il comune di Pratola, ma non solo diciamo così, il comune di Pratola Perigna, dalle questioni diciamo fusioni, unione dei comuni, alla sanità, alle stesse elezioni regionali, anzi partiamo proprio da questo, sgombriamo il campo da una, oppure chiediamole, no? Ci può essere, ci sarà una candidatura di Antonio De Crescentis alle regionali? No. Bene. Assolutamente. Allora, cittadini posso di tranquillizzare tante persone. No, no. Benissimo. Continuiamo a lavorare in comune. Senta, invece per rimanere sul tema dei sindaci e del suo collega aquilano Massimo Cialente, ha fatto bene secondo lei, non ha fatto bene? Secondo me non ha fatto bene a dimettersi, perché se lui non ha commesso alcun reato, non è indagato, non ha nessun problema, lui avrebbe fatto bene a mantenere in mano come la rete della città, mantenendosi in sella tranquillamente, andando avanti, continuando a lavorare con più forza di prima, garantendo un'amministrazione ai cittadini aquilani. Si vedrà poi quello che deciderà, se dovesse ritirare, insomma, a 20 giorni di tempo, alcuni giorni sono già trascorsi, vedremo. Magari è importante avere una decisione chiara e univoca rispetto a quello che si decide di fare. Io ho provato a farglielo sapere. Lei è andato anche all'Aquila a sostegno. Sì, ho partecipato alla manifestazione a sostegno, ma però io dire, non sono stato d'accordo dall'inizio, glielo ho anche fatto sapere che doveva rimanere in sella, punto e basta. Anche le manifestazioni secondo me oggettivamente servono anche a poco, anche se poi, come dire, si parla di questa vicenda, si parla della città che ha bisogno di tanto aiuto ancora. Senta, questo fatto del doppio appuntamento elettorale secondo lei schiaccia un po' invece le questioni politiche, cioè tutto, come dire, l'attenzione è maggiore proprio per gli appuntamenti elettorali? No, delle credo regionali e delle europee, poi sì, quello che succederà. Le europee, dico purtroppo perché le europee sono elezioni molto importanti, però spesso e volentieri in Italia passano in secondo piano, pare che mandiamo, come dire, i ritagli della politica e magari i meglio rimangono in Italia, invece forse potrebbe essere opportuno cominciare a pensare anche che forse le europee siano un terreno di confronto dove mandare le persone molto in gamba che possano, come dire, difendere i diritti e le prospettive di una nazione come quella italiana. Per le regionali invece penso che sia una partita molto, spero che sia anche una partita territoriale. Io immagino che i candidati diventeranno tutti salvatori del tribunale, tutti salvatori dell'ospedale, tutti campagna elettorale, salvatore di tutti. Però io vorrei tanto che emergessero figure anche nuove, magari smettendo figure che da tanto tempo calcano la scena e forse con pochi risultati. Senta, invece ecco il ruolo del nostro territorio, complessivamente considerato rispetto alle prossime elezioni regionali, perché con la riduzione poi degli eletti rischiamo ancora una volta di rimanere senza rappresentanza. Certo. Qual è la ricetta in questo caso del sindaco di Pratola? Io la ricetta non ce l'ho, se mi conosce sa che io non c'ho mai la verità in tasca, almeno credo. Quello che penso è che sarebbe opportuno che riuscissimo a trovare qualcuno che possa realmente rappresentare il territorio, questa è una banalità, però che poi lo sia di fatto, e quindi che già da candidato possa unire i territori, penso ai comuni della Valle Peligna, quindi ogni per le proprie parti, se riuscissimo a trovare qualcuno a cui fare riferimento, evitando anche questa volta, almeno questa volta, con un grosso sforzo di lasciare che la Valle Peligna sia, come dire, un terreno dove tutti arrivano, prendono e vanno via. Questo non perché i consiglieri regionali in carica hanno fatto male alla Valle Peligna, ma penso che comunque ci sia ovviamente necessario che ci sia un rappresentante, almeno uno della Valle Peligna.
Senta, anche se poi magari quanto accaduto negli enti sovracomunali magari lascia intravedere ancora posizioni diverse, no? Tra i vari comuni della Valle Peligna e non solo della Valle Peligna. No, io non credo che sia così. Io posso affermare di avere un ottimo rapporto con tutti gli amministratori in carica. No, rapporti In non c'è particolare, dubbio su in quello. questo momento non lo nego, in particolare con il sindaco di Sulmona, con cui ci sentiamo quotidianamente, cerchiamo di condividere le scelte. Stiamo parlando anche di questo, anche se non siamo noi che decidiamo, ci sono i partiti, quindi ci sono sedi dove noi apparteniamo, in quelle sedi faremo sentire la nostra opinione, cercheremo di trovare una soluzione unitaria per la Valle Peligna, ovviamente condividendola anche con gli altri amministratori e con i circoli delle altre comunità, perché non è che esistono soltanto Prato, Resto e Sulmona. Certamente, sono i comuni più importanti, però lei dice bisogna tener conto della voce di tutti. Beh, se parliamo di territorio non è che va da una parte e poi non torna dall'altra, vale sempre, quindi si condivide sia come dire, ragionamento sull'ente sovraccomunale, ma si condivide soprattutto in questo caso se riuscissimo a condividere una candidatura unica per un'area di politica sulla Valle Peligna, forse questa volta potremmo individuare qualcuno in grado di rappresentarci, magari di ottenere anche il consenso elettorale. Forse ci vuole un metodo Renzi, nel senso che si fa maggioranza una volta che si decide. Sì, Proprio in maniera. non lo so se il metodo Renzi, se esiste già un metodo Renzi, Beh, da quello certo che abbiamo visto, abbiamo insomma, visto nelle primissime una uscite. prova sicuramente di carattere. Senta, allora invece veniamo a Pratola, 2014, adesso non sappiamo di questa ripresina che ci dicono, no? Che ci dicono essere già cominciata. A Pratola invece. Pratola invece sta cercando di lavorare come al solito, come dire, arrangiandosi rispetto ai soliti dettagli che stanno per arrivare, che già prevediamo che cosa succederà, però lavorando quotidianamente, molto onestamente e anche, come dire, umilmente sulle varie vicende, stiamo cercando di portare avanti temi importanti. Abbiamo già iniziato i lavori dell'asilo nido, tanto, come dire, reclamato, ma a questo punto abbiamo già preparato il terreno, abbiamo già fatto il primo intervento di sbancamento del terreno, quindi i lavori sono concretamente iniziati. Abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione del cimitero, che è una parte importante della comunità, perché un cimitero non è un qualcosa che non appartiene. Molte persone vanno tutti i giorni, hanno i loro cari, quindi è un intervento importante, è un primo lotto, ma il secondo inizierà anche quello a breve, quindi alcuni interventi importanti li stiamo facendo. Certo, stanno per arrivare altri finanziamenti, uno importante di 150.000 euro sul Palazzo Colella, che è un polo culturale. Con questo intervento metteremo la parola fine ad una storia che è iniziata tanti anni fa, ma che era rimasta incompiuta perché Palazzo Colella era un'incompiuta. Invece, grazie al nostro intervento e grazie al finanziamento del patto territoriale, siamo riusciti ad ottenere quello che serviva per completare i lavori, metterlo completamente in sicurezza, totalmente, e poter così anche utilizzare anche la sala dell'auditorium che era stata allestita ma mai in sicurezza e quindi mai utilizzabile. Un altro finanziamento importante che abbiamo ottenuto proprio in questi giorni è quello del mulino vecchio che è su via Trieste, attualmente sede del Museo della Civiltà Contadina, che diventerà invece un'enoteca comunale. 150.000 euro, solo 20 comuni finanziati in tutta la regione, noi siamo tra quelli finanziati. È un intervento al quale hanno lavorato il vice sindaco Cianfaglione e l'assessore Palombizio, che devo ringraziare perché ci hanno creduto fino in fondo, sono riusciti ad allestire quello che serviva per partecipare degnamente, abbiamo ottenuto questo importante finanziamento. Altri lavori sono in corso e altri finanziamenti arriveranno. Io sono certo, ci sono tante partite, siamo solo all'inizio della nostra amministrazione, lo voglio ricordare, è un anno e 7 mesi meno della metà dell'amministrazione, quindi abbiamo messo nel pagliaio tanto fieno e tanto potremo dare ancora alla comunità. E poi c'è l'impianto definitivo sulle scuole in sicurezza, questo Sì, è un intervento più complicato, magari ne parliamo dopo. ne parliamo dopo la pubblicità perché è un argomento complicato, attualissimo e insomma appunto che va affrontato con diciamo così, il dovuto rigore, visto anche quello che è successo. Come al solito, facciamo. Certamente, almeno dalle parti nostre non lo metti in dubbio, poi magari qualche piccolo incidente di percorso che non si dovrebbe mai verificare. Viene ogni tanto smascherato anche grazie ai giornali, no? Che sono ai giornalisti Certo, che sono molto importanti. certamente. A tra poco. Sapete perché siamo un franchising? Perché vogliamo che la serietà professionale di A Peso d'Oro sia sotto gli occhi di tutti. Compriamo oro e argento alla massima valutazione di mercato. Bilancia a vista omologata dalla Camera di Commercio. Massima trasparenza e pagamento immediato in contanti. A Peso d'Oro ti aspetta a Sulmona, in Viale Roosevelt 31.
Cosa succede quando due chef inglesi e italiani si riuniscono in cucina? Canteranno Sole Mio con un accento londinese. Ristorante pizzeria da Domenicone. Un mix di profumi e sapori italiani ed anglosassoni. Ogni pizza una musica, ogni piatto un concerto per la gioia del palato. Ristorante pizzeria da Domenicone. Professionalità inglese, qualità italiana. Strada statale 17, Pettorano sul Gizio. Un regalo vuol dire stupire. Il cibo è il regalo più apprezzato ed è importante scegliere prodotti genuini. Giallo Zafferano a Sulmona ti offre la possibilità di fare un regalo gastronomico sempre gradito e adatto. Un'ampia scelta di bomboniere gastronomiche in confezione innovative ed eleganti. L'idea giusta per ogni occasione. Prodotti di altissima qualità. Visita il nostro negozio e acquista anche online. Giallo Zafferano, Corso Ovidio 238, Sulmona. Un break da mille e una notte? Ti aspettiamo al Sultano! Pizzeria al taglio e da asporto, pizze maxi al piatto, rosticceria, calzoni, hot dog, focacce, fritti, panini e... Vieni a provare la nostra specialità, il Doner Kebab! Il Sultano, Largo Faraglia 18, inizio Piazza Garibaldi a Sulmona. Siamo aperti fino a tarda sera. Il Sultano, un break da mille e una notte! La questione della messa in sicurezza delle scuole chiaramente deve essere vera, reale, perché poi ci sono appunto queste indagini giornalistiche che ci parlano a Sulmona anche di lavori non eseguiti, di fatture gonfiate. È chiaro che si è scatenata una preoccupazione enorme da parte delle famiglie, degli studenti, dei docenti, della dirigenza scolastica, perché insomma sono questioni, no, che appunto afferiscono alla sicurezza, lavori antisismici in una terra che è sismica per definizione, quindi credo che ci sia una particolare attenzione adesso. Guardi, noi diciamo il giorno dopo il terremoto dell'Aquila, dopo un paio di giorni ci fu una riunione a Sulmona, c'ero io sindaco, c'era il sindaco Mastrangio e c'erano gli altri sindaci dell'epoca. Io feci solo una domanda a Bertolaso e dissi: c'è un problema principale, quello delle scuole. Lui mi mandò dolce, insomma una serie di temi, però voglio dire, su questa vicenda delle scuole noi abbiamo sempre puntato, abbiamo sempre lavorato, sapendo che la prima cosa da mettere in sicurezza sono gli edifici dove i bambini tutti i giorni, per tantissime ore al giorno, stanno dentro. Nel nostro caso io non entro nella vicenda di Sulmona perché c'è un'indagine, non voglio commentare, non posso dire niente, non mi va di entrare in questa vicenda. Quello che so è che noi metteremo tutte le nostre forze, tutte le nostre energie, tutta la nostra, come dire, pratica che facciamo ogni giorno, quindi la trasparenza, la legalità quotidianamente su questa vicenda, dove ovviamente ci sono tanti soldi in giro e in ballo, sono quasi 5 milioni, quindi potete immaginare che gestire 5 milioni non è gestire 10.000 euro. Nel massimo rispetto della legge, ma soprattutto essendo vigili su che le opere vengano eseguite, ovviamente io lo posso dire, io faccio il sindaco, non sono un ingegnere, è ovvio che bisogna fidarsi, ma noi abbiamo una struttura tecnica della quale abbiamo piena fiducia, abbiamo l'ingegner Raulli che ci segue e che sta lavorando sul cronoprogramma della messa in sicurezza degli edifici scolastici, nel quale ho la massima fiducia, e quindi, come dire, noi lavoreremo quotidianamente stando all'obiettivo finale, che è quello di fare in modo che i bambini, quando saranno determinati i lavori, possano andare a scuola in una scuola antisismica, i genitori portano a scuola i ragazzi, certo, in una scuola antisismica, e quello vuol dire una comunità al sicuro. Senta, invece, da sindaco, che idea si è fatto di questo, diciamo così, dentro fuori il cratere, no? Io parlo delle varie sentenze, giudizi di ottemperanza, adesso arriviamo alla fine, da ultimo il Consiglio di Stato che dice no, siete fuori, punto. Diciamo che è una coda di un processo che è cominciato tanto tempo fa, per il quale abbiamo provato a lottare sin dall'inizio, ma le carte, come dire, ci davano torto, nel senso che appunto una decisione del governo finalizzata a restringere il cratere, e quindi il numero dei comuni che andavano indennizzati in un certo modo rispetto ad altri, era chiara. Io oggettivamente, anche da cittadino, sono stufo di questa vicenda, sono disgustato, perché quello a cui abbiamo assistito è stata una vicenda di una ingiustizia estrema. Non perché non abbiamo mai rivendicato di avere una posizione simile a quella dell'Aquila, identica a quella dell'Aquila, ma con le dovute proporzioni abbiamo avuto danni nei comuni della Valle Peligna. Scandalosa è la vicenda del riallargamento del cratere, dove viene individuato un comune che ha avuto dei danni sui quali non ho nessun dubbio, che è Bugnara, ma che salta tutta la Valle Peligna e va a finire a Bugnara. Questa è una cosa che sanno tutti, la ridico, ma dico che su questa partita purtroppo, come dire, siamo stati trattati molto male.
Insomma, credo che appunto ci sia stata quantomeno, come dire, una certa superficialità, anche una, no, una contraddittorietà dei vari passaggi, anche C'è delle stata, varie secondo me, invece una sentenze. volontà precisa di restringere il numero dei comuni, punto. C'è Hanno anche detto la un'altra. Valle Peligna non ci deve stare, punto. Ci limitiamo a questi e basta. Tant'è che comunque poi noi però i danni li abbiamo le pratiche, abbiamo le schede AEDES, abbiamo una ricostruzione in corso, quindi come vede i Bisogna danni vedere ci appunto sono. anche lì, rispetto ai finanziamenti, rispetto agli stessi fondi che vengono erogati a chi non deve ancora tornare nelle case, cioè per quanto tempo ancora durerà poi questa. Questa purtroppo è una vicenda ancora molto lunga, ma dall'inizio abbiamo sempre detto che i soldi che avevano messo da parte o che avevano previsto già con il decreto 39 per l'Abruzzo erano di lunga inferiori a tanti altri terremoti nelle altre zone dell'Italia. È stato sempre detto, credo circa 8 volte inferiore rispetto per esempio all'ultimo terremoto che c'è stato in Umbria. Quindi non c'è paragone, siamo stati, come dire, gestiti male, anche rappresentati molto male, lo dico senza problemi. Senta, chiudiamo questo incontro facendo riferimento invece alle iniziative per il settore turistico. Siete all'interno della iniziativa per la valorizzazione delle aste fluviali. Credo che sia anche un momento importante per Sì, Pratola e questo per gli altri è un comuni progetto che coinvolti. non è solo di Pratola, è un progetto che Pratola ha condiviso insieme al comune di Terre dei Peligni, quindi Raiano, Prezza, Vittorrito, Corfinio e Rocca Casale. È un progetto a 6 comuni che ha voluto, come dire, porre al centro di attenzione l'asta fluviale, cioè tutto un sistema di aste fluviali che ci mette in condizioni, ci mette che ha in comune tra le nostre comunità e che soprattutto non viene molto valorizzato. Riteniamo che sia un punto, possa essere un buon punto di riferimento anche per il turismo dell'ambiente, del turismo sportivo e quindi è un intervento interessante per il quale siamo noi comune capofila, ma c'è un altro intervento invece che fa sempre riferimento al turismo, dove il comune capofila invece è il comune di Raiano, che complessivamente ha 1 milione di finanziamento, 250.000 sono per Pratola Peligna, noi su questo tipo di progetto vogliamo valorizzare il santuario della Madonna della Libera e quindi cercheremo di riqualificare tutta l'ada che conduce dal santuario fino a un parcheggio su Piazza Nazario Sauro, è un'area pianeggiante, una strada, come dire, importante della cittadina che purtroppo versa in condizioni, come tante altre della cittadina, poco dignitose e con questo intervento proveremo a riqualificarlo con un sistema anche di cartellonistica, di segnaletiche, degli opuscoli che metteremo in comune e che verrà distribuito nei vari punti di interesse, dall'aeroporto alla stazione di Pescara a qualcos'altro. Cerchiamo di fare in modo che lavorando in comune, lavorando in sinergia con gli altri sindaci, possiamo fare qualcosa di buono per le nostre comunità. Va bene, io ringrazio il sindaco di Pratola Peligna, dottor Antonio De Crescentis, per essere stato con noi. Grazie Grazie a voi. e buon lavoro. Sappiamo che comunque il confronto, come dire, tra poi i comuni, pensiamo Lanci e Fassino, e il governo è sempre Il 29 molto gennaio vado a serrato. Roma, insieme ad altri sindaci, perché ho ricevuto questa mattina la nota del presidente dell'ANCI, cioè Fassino, dove ci chiama tutti, come dire, a raccolta per protestare, perché ancora una volta si profilano posizioni del governo, come dire, ostili ai comuni e quindi ostili ai nostri cittadini, perché poi noi siamo quelli chiamati I comuni come a esattori trattare praticamente. male i nostri cittadini e poi noi siamo noi invece che siamo. Io stamattina ho ricevuto, credo, almeno 15 persone, come succede regolarmente, ognuno per un problema diverso, però non è più possibile e quindi io partecipo, ho raccolto l'invito del Presidente Fassino, il 29 gennaio sarò a Roma con la fascia per protestare insieme agli altri sindaci d'Italia. Credo che questa sia anche una partita molto, molto importante della politica italiana, insomma, al di là dei grandi proclami, cioè Esatto. tra il governo centrale e le amministrazioni locali, appunto oggi ridotte al ruolo di esattori ed Esatto. esattrici, no? dei vari tributi. Perfettamente. Grazie allora ancora al Grazie a sindaco di voi. Pratola, grazie al nostro pubblico, appuntamento su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. O Francio Spagna, perché se magna e dopo il ballottaggio.